Buonasera a tutti voi telespettatori, benvenuti a questa nuova puntata di Ascom Abruzzo dagli studi televisivi di Abruzzo Live TV. Dunque, ospiti questa sera con noi sono tre ospiti per la precisione, li andiamo subito a presentare. Partendo immediatamente dalla mia sinistra, Alessandro Pasqualone, imprenditore ed è qui per Ascom Pescara questa sera, buonasera. A seguire l'assessore alle politiche sociali del comune di Pescara, la dottoressa Antonella Allegrino, buonasera, buonasera assessore. Poi parleremo di tutte le deleghe ovviamente a lei assegnate, perché non abbiamo solo le politiche sociali ma veramente tante deleghe. E infine Anna Michetti, collaboratrice anche dell'assessore, ma più che dell'assessore poi parleremo dell'associazione Domenico Allegrino, ed esperta e appassionata di ricerca storica. Buonasera. Buonasera. Tra l'altro voglio subito anticipare, l'assessore e la dottoressa Michetti sono qui anche per parlarci del Palazzo Tilli. Come ricorderete, la scorsa settimana ne abbiamo parlato con il sindaco del comune di Casoli, appunto abbiamo parlato del recupero di questo importante palazzo, veramente che rientrerà nell'ambito di un progetto molto più grande di memoria storica per il comune di Casoli, ma non solo, per l'intera collettività, e questa sera appunto ne parleremo. E quindi abbiamo voluto proprio continuare questo filo diretto su questo argomento, proprio invitando l'assessore e la dottoressa Michetti. Ma adesso diamo prima la precedenza all'unico uomo questa sera, che è Alessandro Pasquale, come dicevamo, per Ascom Pescara. Lei è un giovane, immagino anche rappresenti Ascom Giovani a questo punto. Ecco, cosa può fare Ascom per i giovani? Allora, per i giovani Ascom Abruzzo è molto importante, perché comunque per un giovane che vuole inserirsi nel mondo del lavoro, del commercio, comunque dei servizi, di qualunque altra attività, un'associazione di riferimento è importantissima, perché gli permette di avere appunto una rete di contatti con cui lavorare, con cui iniziare, oltre alla formazione che noi offriamo E quindi insomma è alquanto importante, ecco, per un giovane oggi trovare questo tipo di servizio, immagino. Sì, senz'altro. Bene. E poi parleremo con lei, torneremo, dottor Pasquale, a parlare un attimino del mercato immobiliare, perché lei è un imprenditore e lavora nel campo dell'edilizia, del mercato immobiliare di Pescara, ecco a che punto siamo, vista anche la crisi. E intanto però passiamo la parola all'assessore Allegrino. Buonasera anche a lei, quindi assessore, grazie per aver accettato il nostro invito. Lei è presidente, ha fondato un'associazione di volontariato intitolata alla memoria del suo papà Domenico Allegrino, e che opera a Pescara ormai da diversi anni. Ecco, volontariato mi sembra a 360 gradi, vero? Sì, infatti. Buonasera innanzitutto e grazie per avermi invitato. L'associazione Domenico Allegrino opera con numerosi volontari su progetti che hanno a che fare con le varie forme di povertà che sono presenti sul nostro territorio. La povertà non è soltanto una mancanza di denaro o di possibilità economiche, la povertà è una mancanza anche di servizi, mancanza di di welfare, per dirla in una parola. Quindi sono tante forme, esistono tante forme di povertà. In particolare lavoriamo, i progetti riguardano i bambini, i ragazzi, i giovani, gli anziani e anche i nuclei familiari, proprio nella loro necessità di essere affiancati e supportati per quelle attività che fanno difficoltà a cui fanno difficoltà ad accedere se hanno una scarsa disponibilità economica. Sicuramente, però quello che è molto interessante per quanto riguarda questa grande attività, intensa attività che fa l'Associazione Domenico Allegrino, a mio avviso è la realtà di un poliambulatorio che ormai compirà quasi 10 anni tra qualche giorno. E credo che veramente sia un servizio utilissimo alla collettività. Sì, sicuramente. Il poliambulatorio è uno dei progetti che l'associazione porta avanti ed è comunque un progetto importante per il territorio, perché è un poliambulatorio medico che vede la presenza di 20 specializzazioni mediche, tra cui odontoiatria, cardiologia, ginecologia, otorino, oculistica, cardiologia ed altre, e in cui vengono effettuate delle prestazioni sanitarie ad
opera di persone che sono volontarie, naturalmente medici volontari, infermieri volontari, assistenti alla poltrona, tutti volontari che effettuano prestazioni per gratuite naturalmente per persone che non hanno la possibilità di sostenere il costo del ticket, perché negli ultimi anni il ticket ha subito continui aumenti. Pertanto oggi basta avere anche un reddito minimo da lavoro, un minimo reddito, magari per un lavoro di pochissime ore, e il nucleo familiare deve sostenere il costo del ticket. Allora, proprio per andare incontro a questo tipo di difficoltà e di disagio, tanto che numerose famiglie dicono che oggi si curano di meno o non si curano più rispetto al passato, ecco, è nato il progetto Poliambulatorio Domenico Allegrino, che compirà 10 anni proprio a fine giugno. Il 2 luglio del 2007 è stato l'inizio di questa straordinaria avventura, che vede circa 3.000 prestazioni sanitarie l'anno, vede quindi numerosissimi nuclei familiari, pazienti dell'ambulatorio stesso, e vede anche di tanto in tanto il sorriso di qualcuno che è riuscito a curarsi o magari anche ad avere un sostegno anche di attenzione e di disponibilità, perché tante volte anche questo è quello che manca, il bisogno di essere anche orientati nei confronti anche dei servizi del territorio. Tante volte le persone non sanno esattamente a chi rivolgersi o che quale strada fare per poter risolvere un loro problema. 10 anni sicuramente è un traguardo ambizioso, assessore, anche perché lavorare in volontariato forse va dato un merito anche a tutti i professionisti che lavorano gratuitamente in questo poliambulatorio, perché veramente, ecco, forse come dire, sono atti quotidiani che non vengono visti ai più, però che in effetti poi fanno la forza di una comunità. Sicuramente, tenendo conto anche che le nostre attività non usufruiscono di finanziamenti pubblici, quindi vanno sostenuti anche dalla buona volontà economica di privati che si rendono disponibili a sostenere un'opera nella quale una persona si sente meno sola e più affiancata se c'è qualcuno che si prende cura di lui in questa forma specifica. Ecco, molto bello parlare di questo, assessore, anche perché queste realtà sono poco conosciute, se ne parla davvero poco, si parla sempre di ciò che magari ha a che fare con il mondo economico, poi quando qualcosa invece non ha a che fare con tutto questo passa veramente in modo inosservato, ahimè. Però lei, assessore, anche è stata, come dire, in questi ultimi tempi attrice, tra virgolette, di un importante intervento su Casoli, ha rilevato il Palazzo Tilli, dicevamo, che ha rappresentato un pozzo di documenti e di storia locale. E di questo intanto c'è stata un'inaugurazione, mi sembra, lo abbiamo anche detto lo scorso 3 giugno, quindi con grande successo. Come le è venuto in mente, mi scusi assessore, di rilevare questo palazzo? Come è nata l'idea? Dico subito, mi è venuto in mente nel momento in cui sono entrata nel palazzo, dopo varie insistenze di mio marito che mi diceva di andarlo a vedere. Mio marito è medico a Casoli, io non ho legami specifici con questo paese e oggi ne sono diventata una sorta però di direttamente cittadina. Allora sì, ecco, abbiamo svelato il primo arcano. E quindi nel momento in cui ho visto questo palazzo che rischiava di andare perduto, perché comunque aveva bisogno di importanti opere di ristrutturazione, palazzo con il vincolo della sovrintendenza, esattamente così. Ho immaginato come poteva tornare agli antichi splendori e quello che avrebbe potuto rappresentare per l'intero territorio. Quanto tempo ci è voluto per ristrutturarlo? 3 anni e mezzo. Non è poco. E la dottoressa Anna Michetti si è occupata proprio di studiare, ricercare documenti, tutto quello che è stato rinvenuto in questo palazzo. Ce ne può parlare, dottoressa? Sì, certamente. Quando la dottoressa Allegrino appunto mi ha chiamato, proprio considerando la mia formazione umanistica, e mi ha presentato le numerose scatole che contenevano i documenti di quello che abbiamo poi chiamato, definito Fondo Tilli, erano i documenti proprio della famiglia personale, insomma privati della famiglia, carte che risalgono, quelle che insomma abbiamo visto noi, alla seconda metà del 1600. Noi abbiamo trovato documenti a partire da questa
data. E io sono rimasta veramente affascinata perché è un fondo molto interessante, se pensiamo che oltretutto si tratta di una famiglia appunto privata e di un paese del nostro Abruzzo. E pian piano, quindi, studiandoli, catalogandoli, abbiamo notato che c'è tanto da imparare, da scoprire, da sapere, non solo di una famiglia privata, appunto quella dei Tilli di Casoli, ma dell'intero territorio, perché ci sono per esempio carte dotali, oppure ci sono documenti ereditari, quindi abbiamo tutta una serie di riferimenti su passaggi di proprietà, per esempio, attraverso i quali si può ricostruire proprio la storia di un territorio. Ci sono moltissimi documenti che riguardano proprio la manutenzione del palazzo, capiamo quindi che è una famiglia molto attenta a questo suo palazzo, che era ovviamente non solo abitazione, ma come succedeva nel 1700, ricordiamo il palazzo è datato 1787, come succedeva all'epoca anche simbolo, no? del benessere e dell'importanza della famiglia. Che è appartenuta sempre a questa famiglia. Un palazzo che è appartenuto sempre alla famiglia che lo ha costruito e abitato sempre fino all'ultimo discendente, fino agli ultimi eredi, prima che appunto, proprio gli ultimi che lo hanno posseduto, prima che la dottoressa Allegrino lo acquistasse. E questo chiaramente costituisce un percorso di continuità, certamente molto importante anche per la vita del palazzo, e infatti il palazzo porta nella sua bellezza, che appunto, come si diceva prima, è tornata al suo splendore, porta i segni certamente di questa continuità, delle cure che ha sempre ricevuto, delle attenzioni. Ci sono tanti documenti che presentano materiali acquistati, mano d'opera che ha lavorato, lavori realizzati, quindi sicuramente uno spaccato, ecco, nel palazzo, uno spaccato anche della nostra storia. E che cosa l'ha colpito maggiormente nelle varie cose, documenti rinvenuti, dottoressa? Che cosa proprio l'ha veramente folgorata? Ma insomma, certamente questa quotidianità che riemerge, una quotidianità di secoli scorsi, che riemerge attraverso questi documenti, che però poi interseca, quindi una vita familiare, una vita privata che interseca la grande storia. Abbiamo ritrovato per esempio carte del passaggio delle truppe napoleoniche, c'è un documento che inizia con Egalité, e quindi la storia con la S maiuscola che interseca fino alla Seconda Guerra Mondiale. Nel palazzo ci sono appunto, tra i documenti del palazzo, abbiamo riferimenti proprio espliciti al momento forte, doloroso della Seconda Guerra Mondiale, della presenza delle truppe a Casoli, appunto a palazzo stesso. Noi sappiamo con certezza che è stato quartier generale sia dei tedeschi che delle truppe alleate. C'è un riferimento molto molto interessante, affascinante, se la dottoressa mi permette di citarlo. È stato ritrovato questo bagno, noi lo chiamiamo così, all'epoca si definivano latrine, che ha nella parte interna della porta, che è quella dell'epoca, lasciata assolutamente così, una scritta in inglese che sollecita appunto diciamo lavaggio del gabinetto, tra l'altro quello d'origine riposizionato nel suo luogo appunto d'origine, quindi una chiara prova del passaggio delle truppe alleate. E poi ecco soprattutto questa testimonianza relativa al sistema dei campi di internamento nella palazzina che la dottoressa Allegrino ha voluto chiamare Palazzina della Memoria, proprio per questo motivo. Una dependance del palazzo che è sul laterale del palazzo, collegata però fisicamente al palazzo da questa simpaticissima e anche comoda, per quanto ardita, passerella che appunto lega, proprio passerella in muratura, che collega quindi il palazzo alla palazzina. Ecco, all'interno di questo edificio è stato collocato tra il 1940 e 1943
un campo di internamento, quindi la grande storia che entra nelle abitazioni private. E quindi immagino poi altri reperti storici in questo senso, anche per il secondo conflitto mondiale. Sì. Del resto, come dicevamo l'altra settimana con il sindaco di Casoli, c'è intenzione appunto di portare alla luce di tutti, insomma alla luce per la conoscenza di tutti, del grande pubblico, quella che è un po' la storia di quegli anni, certo, proprio a Casoli, ma non solo, a questo punto in tutto l'Abruzzo. E, bene, grazie dottoressa Michetti. Grazie. Intanto, assessore, per chiudere questo argomento, prossimamente cosa ci sarà in questo? C'è qualche evento programmato? Sì, insomma? Per il mese di luglio e di agosto abbiamo programmato degli eventi che riguarderanno il coinvolgimento dell'intero paese in una sorta di AmarCord che li riguarda, perché naturalmente gli abitanti di Casoli sono molto legati a questo palazzo, che rappresenta un po' la loro memoria, la memoria di quando erano bambini, ragazzini. Molti hanno avuto a che fare con questo palazzo, perché l'ultimo abitante è stato era il medico condotto Don Guido De Giorgio, e quindi chiaramente tutti ne hanno frequentato a qualche parte, e quindi sarà anche riaperto al pubblico, così come è già avvenuto il 4 giugno e ha visto la partecipazione di moltissimi ospiti. Che cosa vorrà fare di questo palazzo? Beh, naturalmente sarà un luogo di incontro, un luogo di aggregazione, un luogo di ricettività legata ad eventi di carattere culturale, ad eventi di carattere pubblico ma anche di carattere privato, per cui è un luogo nel quale stare e vivere momenti positivi. Bene, grazie assessore, perché è davvero una bella cosa, insomma, soprattutto aver ridato al comune, alla collettività, insomma, di Casoli, lo splendore di questo palazzo. Allora, dottor Alessandro Pasquale, dicevamo imprenditore, prima abbiamo parlato un po' dei servizi, di ciò che un giovane può trovare in Ascom, perché lo ricordiamo ancora noi ogni puntata, lo ricordiamo, Ascom si occupa un po' di tutto, dal commercio all'artigianato, turismo, cultura, e veramente c'è di tutto. Però lei è un imprenditore che, dicevamo, è nel settore dell'edilizia. A che punto siamo con il mercato immobiliare a Pescara? Allora, il mercato immobiliare... Crisi, chiaramente, no? Ancora in atto. Non solo in atto, ma comunque sta sprofondando sempre di più il settore. Il settore che comunque dovrebbe essere trainante per l'economia sta sprofondando. Per quanto riguarda i locali commerciali in tutta Pescara, soprattutto in tutta Pescara, tranne le zone riqualificate con l'area pedonale, c'è una desertificazione, stanno chiudendo tutto, è tutto chiuso. In periferia com'è la situazione, dottore? Sta chiudendo tutto, solo l'area pedonale sta rimanendo attiva. Mm-hmm. Infatti noi come Ascom Abruzzo abbiamo provato a proporre all'amministrazione una sorta di convenzione tra l'amministrazione e i proprietari di immobili che sono rimasti, comunque con immobili che sono rimasti sfitti, per cercare di riavviare questo settore, il settore immobiliare appunto. Che... Sì, Ascom ha in mente di fare una proposta importante al comune di Pescara, proprio perché per chi almeno vorrà avviare una nuova attività, quindi immagino soprattutto i giovani a questo punto, certo, potrà trovare delle opportunità, insomma, degli sgravi fiscali e agevolazioni di ogni tipo. Pensate di arrivare a buon fine su questo progetto? Speriamo di sì, ci stiamo provando e l'idea è buona, è valida. Abbiamo... La disponibilità da parte del Comune di Pescara c'è, secondo lei, oppure no? Penso di sì, perché comunque è un interesse di tutta la città, però ancora non c'è stato, diciamo, un vero e proprio confronto. Ecco, speriamo che presto si arrivi quindi a questo confronto. Assessore, qui abbiamo una rappresentanza del Comune di Pescara, quindi si faccia anche portavoce a questo punto di questo incontro tra la categoria, o meglio, insomma, chi rappresenta, tutti i rappresentanti di Ascom Abruzzo, sono tanti gli iscritti, e il Comune di Pescara, in favore poi di tutti, di chi vorrà intraprendere una nuova attività. Speriamo che si arrivi quindi ad una conclusione concreta.
Assessore, lei tra l'altro ha tra le varie deleghe, dicevamo, politiche sociali, politiche della casa, tutela del consumatore e pari opportunità, ma anche sanità, che ad oggi sicuramente è un settore molto molto delicato, molto complesso, dovuto soprattutto ai tagli che questo settore ogni giorno purtroppo subisce. La Regione Abruzzo ha da poco approvato un nuovo piano sociale, tutti i comuni sono alle prese quindi con questi nuovi piani, immagino anche Pescara. Lei ci sta lavorando, a che punto siete? Sì, naturalmente noi come Comune di Pescara ci stiamo lavorando dal mese di ottobre, quindi dal momento in cui la Regione ha presentato, dopo l'approvazione a livello di giunta regionale, ha presentato il piano sociale regionale. Ed ogni comune, ECAD monocomunali come nel caso di Pescara e comuni consorziati come nel caso di comuni più piccoli, tutti quanti, 24 ECAD, stiamo lavorando per portare a termine il piano sociale locale. E, dicevo, ci stiamo lavorando da ottobre con tutta una serie di incontri, di iniziative e di confronti che hanno riguardato tutto il mondo del terzo settore, tutti coloro che potenzialmente possono o sono capaci di dire qualcosa in merito al sociale e al sociosanitario. Quindi al termine di tutto questo confronto, un lavorio veramente un brulichio di riflessioni, di scambi, di approfondimenti, che è stato molto utile ed importante anche perché ha dato la possibilità di avere parola a chiunque volesse dire la propria in merito alle necessità riguardanti il territorio a livello sociale. E al termine di tutto questo abbiamo elaborato un profilo, il profilo sociale del nostro territorio, individuando le necessità, individuando quelli che sono i servizi di carattere sociale di cui il territorio ha bisogno, e stiamo terminando la scrittura proprio di questo piano sociale, che io lo ricordo è una sorta di piano regolatore del sociale, è un vero e proprio piano regolatore che stabilisce le regole. Una metafora perché fa capire molto sì, bene a tutti. Esattamente, no? Stabilisce le regole, stabilisce anche gli importi, i costi che dovranno essere sostenuti e stabilisce come sviluppare questo tipo di attività nel corso teoricamente dei prossimi 3 anni, e poi ci auguriamo che fra 3 anni sia possibile rifare un nuovo piano sociale, ma teniamo conto che l'ultimo piano sociale approvato nel 2011 ha avuto numerose proroghe ed è arrivato fino ai nostri giorni, quindi ha avuto una durata di 6 anni. Quindi... Nel concreto, Assessore, si sente anticipare qualcosa a chi ci ascolta? Ma sicuramente, naturalmente il piano sociale si occupa per esempio di servizi che riguardano le varie forme di disabilità, quindi i centri diurni per persone con disabilità fisica, intellettiva, sensoriale, relazionale, si occupa della gestione di come gestire e quanti devono essere, per esempio, i centri sociali per anziani, come devono essere sviluppate le varie attività che riguardano i minori, per la protezione dei minori, la loro tutela, ma se andare verso la direzione delle adozioni o la direzione della istituzionalizzazione dei bambini, dei minori, quindi quando un nucleo familiare è in difficoltà si decide di inserirli all'interno di una struttura, quindi per esempio di una casa famiglia, oppure si decide di seguire un'altra strada. Nel caso del Comune di Pescara stiamo e intendiamo valorizzare moltissimo il tema dell'affido, che è una sorta di un vero e proprio affido che viene fatto per un periodo di tempo limitato ad una famiglia o anche ad un singolo di un minore che in un determinato periodo di tempo non ha la possibilità di vivere nella propria famiglia. E allora tutti questi, poi parliamo di assistenza scolastica, dell'assistenza domiciliare per tutte le persone con disabilità e che hanno bisogno di supporto all'interno della propria abitazione, parliamo del trasporto scolastico, parliamo di tutta una serie di servizi essenziali, parliamo delle mense, noi abbiamo a Pescara abbiamo 2 mense chi è privo di qualsiasi forma di supporto anche di carattere alimentare, sono mense che lavorano quotidianamente e questo è per esempio un servizio di bassa soglia, parliamo delle docce, dei senza fissa dimora, parliamo di tutta una serie di realtà che sono le persone che in parte sono persone ai margini, in parte sono persone totalmente integrate che però hanno bisogno di servizi sociali essenziali, che oggi diventano servizi socio-sanitari, perché il sociale e il sanitario non possono
andare avanti su due binari paralleli, ma debbono intersecarsi perché il servizio possa essere migliore e perché si possa ottimizzare le risorse e quindi ridurre i costi. Tant'è che ormai tutto viene inglobato, ambedue questi settori vengono inglobati nella denominazione ancora più ampia di servizi alla persona, sì, sostanzialmente, esattamente. Giusto? Sono, ecco, quindi, questi sono tutti i servizi effettivamente che servizi poi alla persona. Nei prossimi tre anni tra l'altro sarà un servizio a grande intensa occupazione, perché la Regione Abruzzo ha emanato i primi dati, insomma, per il prossimo triennio a livello di occupazione, quindi forse chi ci ascolta potrà farne tesoro. Questo è un settore che avrà veramente grande domanda, offerta lavorativa, quindi soprattutto i giovani possono, visto che c'è tanta ricerca di lavoro, spesso si parla di mancanza di lavoro, perché però chi oggi si trova a fare una scelta universitaria, insomma, così formativa in generale, potrà veramente come dire, incanalarsi in questo settore, perché sicuramente ci sarà lavoro nella nostra regione nei prossimi anni. Il perché? Perché stiamo invecchiando sempre più e il dato è addirittura maggiore rispetto al dato nazionale, quindi è un motivo in più per, come dire, sostenere questo settore e trovare occupazione, ovviamente, giusto assessore? È vero, proprio i servizi alla persona sono i servizi per i quali maggiormente si va sviluppando la possibilità di inserirsi, quindi ovviamente occorre essere competente, aver fatto gli studi adatti e d'altronde questi servizi di cui parliamo, quindi servizi che vengono finanziati dall'ente pubblico, vengono erogati in genere dopo che sono stati fatti dei bandi di gara o degli avvisi pubblici con forme di coprogettazione, e pertanto anche il personale deve essere un personale qualificato, vengono stabiliti anche determinati requisiti per varie tipologie di servizi, e proprio perché il servizio deve essere un servizio ad alto livello, deve riguardare la persona, ma deve riguardare il benessere della persona, quindi non è sufficiente fornire il servizio, occorre che il servizio sia adeguato e che produca benessere, quindi miglioramento per quanto piccolo alla problematica della persona. Bene, grazie assessore, quindi ho anche un utile come dire, insomma, indicazione per chi dovrà scegliere già la scuola, no? Nella scuola superiore, perché già iniziare da adesso sarà importante poi anche per la formazione universitaria o comunque post diploma, quindi ragazzi, come dire, mettetevi in questo settore perché è importante. Io inviterei anche a puntare molto sul turismo, perché sono anche due realtà, certo, completamente sì, diverse, ma tutte e due in grande trend sicuramente nella nostra regione. Benissimo assessore, ha fatto bene a ricordarlo. Allora chiudiamo con una nota del dottor Pasquale. Lei, tra l'altro, assessore, è anche assessore di politiche della casa. A livello, proprio un minuto, di edilizia in generale, che cosa ci può dire, dottore, visto che comunque il commercio, abbiamo detto, è in grande crisi. L'edilizia anche. Però Ascom, per esempio, può dare un grosso contributo a chi magari cerca casa, deve acquistare casa per ricercare anche un mutuo, non so. Più che per chi cerca casa, per chi vuole avviare un'attività, noi possiamo cercare di dare qualche aiuto a chi vuole acquistare o ristrutturare un immobile dove adibire la propria attività commerciale. Per quanto riguarda il settore residenziale, purtroppo anche qui dal 2011 ad oggi c'è un abbassamento sia del valore degli immobili che delle compravendite. Le compravendite arrivano addirittura a un meno 50% a Pescara, ma in tutto l'Abruzzo. Mentre per quanto riguarda il valore del mattone è sceso anche del 30-35%. Purtroppo, come dicevo, questo è un settore trainante che finché non riparte non usciremo da questa crisi. Però ecco, questo magari forse bisogna prendere atto che è uno di quei settori che va, come dire, non si tornerà forse ai livelli di un tempo prima della crisi e puntare magari, non so se lei è d'accordo, più a un recupero. Perché magari la nuova edilizia è ormai superata, insomma le case ci sono, ecco. Secondo lei non è più forse il caso di puntare alla ristrutturazione, dove lì magari ci possono essere margini maggiori di
Questo sì, però è difficile perché con tutti i nuovi adeguamenti tecnologici, le nuove richieste comunque delle persone, acquistare il nuovo è più facile che ristrutturare il vecchio, perché il vecchio manca di tutti certi adeguamenti, anche la classe energetica, il nuovo è più vendibile rispetto al vecchio ristrutturato. Però senz'altro andrebbe cercato di riqualificare gli immobili già presenti sul mercato. Anche perché normalmente ormai i comuni stanno facendo nei piani regolatori proprio queste scelte, cioè non tanto destinare nuovi spazi all'edilizia quanto invece recuperare l'esistente. Quindi forse purtroppo bisognerà fare i conti anche con queste nuove realtà, anche queste scelte politiche delle varie amministrazioni. Bene, allora siamo giunti alla conclusione anche di questa puntata di Ascom Abruzzo. Ringrazio i nostri ospiti velocemente: il dottor Alessandro Pasquale di Ascom Pescara, l'assessore Antonella Allegrino, assessore politiche sociali, ma anche tante altre cose, lo ricordo, politiche della casa, tutela del consumatore, pari opportunità e sanità, e infine la dottoressa Anna Michetti, che è appunto esperta e appassionata di ricerca storica, che ha dato anche lei il suo prezioso contributo sulle ricerche del Palazzo Tilli. E intanto ringrazio anche tutti voi per averci seguito fino a questo momento. Appuntamento a lunedì prossimo, sempre con Ascom Abruzzo 20:30 su TVQ dagli studi di Abruzzo Live TV, dove tra l'altro potrete anche rivedere su Abruzzo Live TV le puntate, tutte le puntate di Ascom Abruzzo. Grazie, arrivederci.